69, l'anno dell'eruzione del Vesuvio, che vede coinvolto Plinio il Vecchio da vicino, e quindi lo si colloca facilmente in termini cronologici intorno a questa eruzione drammatica del Vesuvio, quella che distrusse Ercolano e Pompei nell'anno 79. La sua produzione letteraria era di svariato tipo. Plinio era un autore che leggeva moltissimo, che lavorava moltissimo. C'è una lettera del nipote Plinio Giovane che racconta l'incredibile laboriosità di quest'uomo, che si sentiva una parte funzionale dell'impero, dell'istituto imperiale, del quale magari non si trovava neanche tanto a condividere l'ideologia o la direzione politica, però pur non condividendo, Plinio collabora. Plinio è parte del sistema imperiale, collabora con gli imperatori, almeno quelli con i quali si può collaborare. Ha collaborato molto con Claudio, con l'imperatore Claudio. Poi arriva Nerone, con Nerone non si riesce a collaborare. Plinio si ritira a vita privata negli anni di Nerone. Torna invece in auge con Vespasiano e poi con Tito, cioè con gli imperatori Flavi che succedono a Nerone dopo l'anno dei tre imperatori effimeri. E quindi è un collaboratore assiduo dell'imperatore Vespasiano, dal quale è noto la laboriosità, l'impegno, anche l'attaccamento al denaro. Plinio Vecchio andava a trovare l'imperatore presto, la mattina aveva accesso a lui con una certa facilità, immaginiamo una certa congenialità, un feeling tra queste due persone legate da questo denominatore comune del senso del lavoro, dell'impegno, della dedizione. Dicevo, opere di Plinio il Vecchio di svariato tipo, però non ci sono arrivate tranne la Naturalis Historia. Tutto è perduto, del resto che Plinio il Vecchio aveva scritto opere di cui magari nei libri di scuola c'è titolo, una riga, magari non si studiano neanche. Un'opera di storia, era uno storico, ha scritto un'opera storica, ma si è interessato anche di retorica, ha scritto un'opera, uno studiosus, un'opera di retorica, un'opera di linguistica, un'opera addirittura sulla tecnica del lancio del giavellotto da cavallo. Quindi svariati interessi, interessi militari, interessi linguistici, interessi storici. Tutto perduto di queste opere diverse, l'unica opera rimasta è la celebre Naturalis Historia, questa monumentale opera, il cui titolo più o meno vuol dire ricerca, storia nel senso di ricerca, indagine sulla natura. E per far capire anche agli alunni la portata di quest'opera, di solito quando insegnavo nel liceo, la professoressa ha ricordato gli anni del liceo Larici. A un certo punto, arrivato il giorno della spiegazione Plinio il Vecchio, facevo un'operazione di questo genere. Lasciavo la Naturalis Historia sul tavolo in sala professori e poi dicevo a un alunno: vai a prendermi la Naturalis Historia, l'ho lasciata là sul tavolo, davo le indicazioni. E allora, quello poi tornava, portava. Questo e questo e questo e questo e questo. Sono cinque tomi, cinque volumi, tutti dedicati alla Naturalis Historia del Vecchio. Faceva una certa impressione questa sceneggiata, no? Credo che si ricordino tutti le dimensioni, il peso di quest'opera, con questi volumoni che contengono tutti i 37 libri della Naturalis Historia. Tra l'altro, questa che non a caso ho portato oggi, quindi ho voluto ripetere la scena scolastica. Questa è l'opera Omnia, che è uscita a Como nel 79, 1979, quando erano i 1900 anni dalla morte, calcolata appunto sull'eruzione del Vesuvio
dell'anno 79. E questa bellissima edizione, firmata dall'allora sindaco di Como, Antonio Spallino, e qui c'è tutto, c'è tutto il testo latino, la traduzione a fronte di tutti i 37 libri della Naturalis Historia. Pensate che il primo libro, il primo di questi 37, è soltanto l'indice, serve solo come indice dell'intera opera, l'elenco degli argomenti, l'elenco degli autori usati, letti da Plinio, questo grande lettore. Si è calcolato che sono probabilmente almeno 500 gli autori utilizzati che sono andati a finire qui dentro a costituire i materiali di questa ricerca. Almeno si dice circa 500 autori per almeno 2000 opere. E Plinio ci fa l'elenco. Il primo libro serve solo come indice della materia e di tutti gli autori compulsati e utilizzati per la composizione di questa opera in 37 libri, in cui c'è un po' di tutto, c'è la cosmologia, c'è la geografia, la zoologia, parte abbondante di questa materia appunto dedicata alla zoologia, alla botanica, alla medicina. Gli ultimi libri sono di metallurgia e mineralogia, con una sezione di storia dell'arte, perché parlano di metalli e minerali. Plinio parla delle opere d'arte fatte con quei materiali, con metalli e minerali. Questa bellissima edizione, di cui la città di Como può essere giustamente fiera, uscita nel 79, io ho cominciato a leggerla nell'anno della grande nevicata. Non so se anche a Como è stato come più o meno in tutta Lombardia, ci ricordiamo quella settimana di un metro di neve. E così nella mia ingenuità dicevo: beh, sono chiuso le scuole, mi leggo la Naturalis Historia. Non è bastata la settimana delle grandi nevicate per leggere, ci ho messo un anno, anche perché è una lingua piuttosto ardua, è una lingua tutto, perché Plinio è un autore che ha sempre fretta, ha fretta di leggere, ha fretta di scrivere, e quindi è una scrittura spesso molto lontana dal periodare ciceroniano, molto allusiva, usa dei costrutti anche un po' insoliti, è piuttosto difficile. Quindi se noi vogliamo dare a scuola un testo difficile da tradurre, agli alcuni diamo Plinio il Vecchio, c'è veramente da soffrire, salvo andare a cercare evidentemente il brano ad hoc scelto opportunamente, perché è una lingua tecnica, molti grecismi, alcuni arcaismi, e soprattutto questa fretta della scrittura, questa scrittura piuttosto anche approssimativa, non particolarmente curata. Vi dicevo, c'è quella lettera del nipote Plinio Giovane che racconta la laboriosità dello zio che si fa leggere, c'è il lettore, c'è uno che legge le opere di qualche autore greco, e Plinio il Vecchio recepisce, ascolta e poi trascrive. Legge, lettura e trascrizione. Il lettore sbaglia l'accento, sbagliavano qualche accento anche i latini a leggere qualche parola accentata scorrettamente in latino, e uno dei presenti corregge il lettore e gli dice: no, non dovevi leggere così, va letto in quest'altro modo. E Plinio si arrabbia, dice: ci hai fatto perdere tempo, ci hai fatto perdere, dovevi andare avanti a leggere e a scrivere e a trascrivere e a inserire nella sua opera il frutto di queste enormi letture che ha fatto. Ecco, dicevo, sono note, è nota la data della morte, collocata intorno al 79, quando questa monumentale opera era finita, ma dobbiamo fare alcune correzioni rispetto a quanto la data e sulle circostanze della morte. Sulla data innanzitutto, se possiamo vedere la slide successiva, beh, questi sono i luoghi di cui parleremo in questa descrizione. Qui c'è Miseno, Vesuvio, si vede la zona di Pompei, e passiamo al testo latino della slide successiva. Eccolo qua.
ti dice, questa è una lettera di Plinio il Giovane, il nipote parla dello zio, e dice era Miseno, capo Miseno, nella cartina geografica della zona di Pompei, di Napoli, comandava la flotta. Plinio era il comandante della flotta, quindi ha questo incarico militare altissimo, è responsabile, è l'ammiraglio della flotta romana del capo Miseno. E subito dopo Plinio il Giovane ci dà la data, il nono giorno delle calende di settembre, nonum calenda septembres. E quindi facendo i calcoli, il nono giorno prima delle calende di settembre è il 24 di agosto. Per cui da sempre si dice che l'eruzione del Vesuvio, che ha distrutto Ercolano Pompei, è iniziata il 24 agosto dell'anno 79 d.C. È durata un paio di giorni, l'inizio è il 24 perché Plinio racconta che si comincia a vedere una nuvola a forma di pino e si vede che il Vesuvio sta eruttando in questa circostanza, questa situazione. Dicevo una correzione sulla data. Gli storici attualmente non credono più alla data del 24 agosto, cioè smentiscono la testimonianza che stiamo leggendo di Plinio il Giovane. Perché la smentiscono? Perché tra i ritrovamenti dell'area di Pompei e dintorni, frutto dell'eruzione del Vesuvio, si sono trovate, diciamo, delle tracce che portano un po' più avanti di qualche settimana o mese la data dell'eruzione del Vesuvio, che non ci è nota da altre fonti, per cui l'unica era questa lettera di Plinio il Giovane che ci porta al 24 di agosto. Che cosa è stato trovato? Si è trovato della frutta secca carbonizzata, tipicamente autunnale, castagne, noci, un po' di uva, melograni. È stata trovata una moneta che parla della quindicesima acclamazione di Tito come imperatore. E noi sappiamo che l'acclamazione di Tito come imperatore per la quindicesima volta è avvenuta dopo il mese di settembre del 79. Cioè, lì c'era già c'è carbonizzata una moneta di questo genere. Quindi mettendo assieme la testimonianza della moneta più la testimonianza della frutta secca rinvenuta carbonizzata, si ritiene di dover smentire la data del 24 di agosto e di doverla portare avanti di un paio di mesi, probabilmente 24 ottobre, probabilmente è giusto il nonum calendas, il nono giorno prima delle calende, ma non settembre, quindi non su agosto, ma su ottobre. Quindi l'anno è certamente confermato, ma la data dell'eruzione e quindi della morte di Plinio il Vecchio va forse, probabilmente, direi in maniera piuttosto convincente, corretta di un paio di mesi, intorno appunto alla fine del mese di ottobre. Era Miseno e appare questa eruzione del Vesuvio vedete adesso da questa testimonianza noi arriviamo anche a un'altra correzione che credo di dover fare sull'idea tradizionale che abbiamo di Plinio. Di solito su di lui si dice che sia lo scienziato che è morto da scienziato nel volere osservare da vicino l'eruzione del Vesuvio e quindi indagarne gli effetti, le ricadute scientifiche appunto in occasione di questo fenomeno straordinario. Si è creato insomma questa idea piuttosto leggendaria della morte dello scienziato che vuole scoprire da vicino i fenomeni legati all'eruzione del Vesuvio, magari raccontarli nelle sue opere. In realtà, leggendo o rileggendo bene questa testimonianza del nipote Plinio il Giovane, che è l'unica che possiamo usare per raccontare come sono andate le cose, cominciamo a vedere che non è proprio la morte dello scienziato che si trova in circostanze di questo genere.
poi vedremo anche la ricaduta di questa impressione anche sulla valutazione della sua opera. In realtà Plinio qui si dà da fare per soccorrere le popolazioni. È il comandante della flotta, ritiene di dover mettere in mare delle navi, delle quadriremi, per evacuare le popolazioni che sono minacciate dall'eruzione del Vesuvio. Vedete che in questa lettera si dice che Egregibatum Domus, al numero 7, accipit codicillos, riceve una lettera codicilli di questa rettina che è moglie di Casco, che è spaventata dal pericolo. Evidentemente questa donna rettina, che era a lui nota, conosciuta una persona a lui nota, gli scrive una lettera e gli dice: portaci in salvo, portaci aiuto. Miseno, la flotta di Miseno. Se possiamo tornare sulla carta geografica di prima, vediamo che Miseno si trova in quella posizione. Montorio, lì c'era la flotta, lì c'è il Portus Misenus, vedete Vesuvio in mezzo alla baia, e sotto Pompei, sotto Vesuvio c'è il nome di Pompei, e la località di Stabia. Rettina era Stabia, e quindi Plinio decide di muovere le navi attraversando il golfo per portare aiuto nella zona di Stabia alle popolazioni in pericolo per l'eruzione del Vesuvio. Quindi è un interesse, diciamo, un'azione di tipo stoico, umanitario, era seguace della dottrina stoica, pur senza essere un filosofo, certamente imbevuto in dottrina stoica, il cui imperativo è quello di essere utili, giovare, protesse, si dice, iuvare, utile messe. Ecco, è mosso da questo istinto, da questo spirito, da questa volontà di operazione. E quindi passiamo alla slide successiva. Vedete che dice: cambia sui piani, e ciò che aveva intrapreso per amore di scienza condusse a termine per spirito di dovere. Ecco, amore di scienza. Io ho già anticipato che questa idea della scienza collegata allo scienziato non mi trovo d'accordo, e è oggetto di questa revisione, di questo pensamento. Una traduzione del libro scolastico, e sono andato a vedere, ma questa parola scienza della traduzione italiana, che cosa corrisponde nel testo latino? Dov'è questa scienza? A parte il fatto che se anche ci fosse scienza in latino, la scienza in latino non è la nostra scienza. Scienza in latino è l'astratto verbo scio, il verbo so, indica tutto quello che si sa, una forma di erudizione, di conoscenza. Andiamo a vedere che cosa corrisponde a questa idea di scienza. Dice: ciò che avevi intrapreso, studioso, animo studioso. Quell'animo studioso è quello che è stato tradotto in italiano a modo di scienza, studiosus in latino. C'è l'idea dell'impegno, della dedizione, dello studium, nel senso di passione per, impegno per. Cioè è un uomo appassionato, è un uomo impegnato. Dicevo, è uno che vuol darsi da fare, rendersi utile, prodesse, iuvare. Non c'è nel testo latino l'idea di una scienza che compare nella traduzione italiana. E lui lo porta a termine per dovere, per obit maximo, eccetera, lo mette in mare tre remi, si imbarca lui stesso, e intanto l'eruzione continua, la cenere cadeva sulle navi, già sulla pomice. Quindi abbiamo proprio la descrizione di cos'è stata l'eruzione del Vesuvio: cenere, pomice, ciotole, neriti, lapilli che invadono il territorio circostante e sommergono le città. E poi è un inatteso passo fondo, testo latino, ci sono uvadum subitum, uvadum. Cioè, probabilmente si è prodotto anche una specie di maremoto, o forse addirittura quello che potremmo dire un tsunami. C'è stato un movimento delle acque a seguito dell'eruzione del Vesuvio, e mentre lui sta facendo attraversare alle navi il golfo da Miseno a Stabia, si è trovato di fronte questo uvadum subitum,
questo inatteso basso fondo, c'è uno strano movimento, le acque si sono abbassate durante questa navigazione. L'effetto dell'eruzione del Vesuvio è anche questo fatto subito inatteso basso fondo. E la spiaggia ostruita da massi proiettati al mare. Allora lui è sulle navi, sta dirigendosi verso le spiagge, la spiaggia di Stabia. Intanto dal Vesuvio, in parecchi punti, spegniamo tantissime fiamme, ci stanno bruciando delle case. Il fuoco ha raggiunto delle case. E che cosa fa Plinio il Vecchio? Si dà da fare per rassicurare la popolazione. Dice, sì, sono case che bruciano, ma sono case abbandonate, non c'è nessuno, non c'è problema che raggiunga le abitazioni usufruite normalmente. Per calmare le paure, diceva che erano case che bruciavano abbandonate, ecco, per calmare le paure. Formiti, disse, come rimedio contro la paura, vuole tranquillizzare la popolazione. Questo è Plinio il Vecchio, questa è la sua dedizione, il suo impegno. E quindi c'è questa opera di rasserenamento. Adesso vediamo le circostanze della morte. Allora, a un certo punto si recò a riposare e dormì di un autentico sonno, già che la sua respirazione, ecco, c'è un problema di respirazione che lo colpisce. Mi sono descritti, i medici ora pensano ad una morte, potremmo dire, per cause naturali, per ostruzione delle vie respiratorie, oppure per un colpo apoplettico, un infarto. In ogni caso, una morte per cause naturali provocate, o meglio, favorite, diciamo, dalle circostanze prodotte dall'eruzione. Non è sul cratere del Vesuvio che avviene la morte di Plinio, non sta osservando da vicino il fenomeno, è sulla spiaggia. È sulla spiaggia dove è arrivata con le navi per cercare di evacuare le popolazioni. Descrizione di queste circostanze, dice, la respirazione era rumorosa per la sua corporatura, quindi veniamo a sapere che era piuttosto massiccio fisicamente nella sua corporatura. Dice che lui dorme e chi passava vicino sente questo respiro affannoso di lui. E poi esce, c'è questa caduta di lapilli che raggiunge la spiaggia, lui è alto e si mettono delle lenzuole sulla testa, un'unica forma di riparo di fronte a questa caduta di materiali. Vuole uscire sulla spiaggia, vedere da vicino se fosse possibile mettersi in mare, ma ancora il mare agitato, impraticabile, cioè sta quasi tornando indietro dalla spiaggia con le navi, ma il mare mosso, c'è stata con quella sorta di tsunami di cui dicevo prima, il mare impraticabile. E allora si mette a riposare. Chiese semel acque iter, l'ha chiesto una volta, due volte, ha chiesto dell'acqua. Evidentemente c'è un affanno respiratorio, ha bisogno di bere, chiede dell'acqua per bere. Acqua fresca la chiese e la beve avidamente. Si capisce che sta male. Sta male, il respiro si è fatto affannoso, anche rumoroso, lo stesso desidera riposarsi, si sdraia, si fa portare l'acqua, beve avidamente. Vediamo l'ultimo passaggio delle circostanze della morte. Sostenuto da due schiavi si alzò in piedi, ma subito ricadde. Ecco, cioè, si alza, ricade. Perché, io suppongo, l'aria spessita dalla cenere aveva ostruito la respirazione e bloccato la trachea, che gli aveva per natura delicata e stretta e frequentemente infiammata. E quindi il testo latino dice che questo appoggiarsi su due schiavi, poi la caduta è stata inconsciente. Quando ritornò il giorno, cioè il giorno dopo, quando passa la giornata, lo trovano morto, intatto, illeso, coperto dai panni che lui indossò, l'aspetto più simile a un uomo
a un morto, cioè morte naturale dovuta a una di queste cause ipotizzate, ostruzione respiratoria, un colpo apoplettico, un infarto, che probabilmente è stato, anzi sicuramente è stato favorito di quanto emesso dall'eruzione del Vesuvio. Ecco, una morte, diciamo, naturale per cause naturali, in circostanze eccezionali, particolari, ma una morte di un uomo che si trova in quella situazione, in quella condizione, per la volontà di rendersi utile, di giovare. Chiedono il suo aiuto. C'era un passo precedente che diceva che lui ha fatto quello, Laturus Ausilium, per portare aiuto, con l'intenzione di portare aiuto, che è lo scopo della sua azione da comandante della flotta Capo Miseno, che si trovava appunto nei pressi di Pompei e di Vesuvio in queste circostanze. Mi è capitato altre volte di parlare di Plinio il Vecchio e di deludere un po' qualche ascoltatore che di fronte a questa rappresentazione naturale della sua morte vedeva un po' sminuito l'idea, anche un po' romantica, della morte dello scienziato, indagatore dei fenomeni e delle circostanze particolari. Devo dire che è molto diffusa, molto, molto vulgata questa opinione. Persino un grande scrittore, qual è stato Italo Calvino, di fronte al quale non si può che mettere sull'attenti con un rispettoso ossequio, ha definito la sua morte come quella del proto-martire della scienza sperimentale. Ecco, diciamo, dalla spiegazione che sto facendo, basata sulla lettura della testimonianza della lettera di Plinio Giovane, martire della scienza sperimentale, che certamente è una figura, è un'immagine nobile, nobilitante di lui. Ma io dico nobilitante per altri versi, per questo suo impegno stoico di rendersi utile al prossimo. E quindi mi trovo, diciamo, a negare questa idea tradizionale della morte dello scienziato in queste circostanze particolari. Indirettamente o per effetto di trascinamento di questa situazione, io penso che debba essere diversamente giudicata anche quest'opera, questa Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, che normalmente è considerata una grande opera scientifica. Lui, lo scienziato, questa è una grande opera scientifica. Vi dicevo prima, lettura canonica fino a una quindicina d'anni fa nel liceo scientifico, per questo. In genere, anche nei libri di letteratura, se c'è un capitolo dedicato alla scienza nel mondo romano, c'è dentro Plinio il Vecchio, insieme all'architetto, a Vitruvio, agli studiosi di agricoltura, eccetera. Io in genere ritengo nel mondo antico a usare i termini di scienza e di scienziato, e quindi anche per Plinio il Vecchio. Penso che sia appropriato e giustamente impiegato solo per un periodo limitato nel mondo greco-alessandrino, diciamo più o meno dal 300 al 150, grande sviluppo scientifico ad Alessandria. Lì sì, c'è stata davvero scienza, grandi astronomi, grandi matematici, grandi medici, un nome per tutti, Archimede è di Siracusa, che poi va ad Alessandria, è l'emblema di questo grande sviluppo scientifico nel mondo greco nel periodo che ho detto, non prima e non dopo, non prima perché non c'erano gli strumenti ad Alessandria, non dopo perché poi un Tolomeo ha chiuso le scuole di Alessandria ai greci, che voleva valorizzare solo l'elemento locale, indigeno, e quindi è finito tutto. Nel mondo romano, perciò, al di fuori di questo periodo più greco che romano e anche cronologicamente diverso, io ritengo che debba essere impiegato con cautela il termine della scienza,
la scienza latina è la Plinio dimostra in quest'opera di essere un grande erudito, uno che sa molto, sa moltissime cose, ma che cosa gli manca per essere definibile come autore di un'opera scientifica? Che cosa manca a questi libroni per essere definiti un'opera di scienza? Manca il metodo, manca il metodo della verifica, l'accertamento delle fonti, l'accertamento dei risultati. E certamente non dobbiamo dire che non sono questa non è un'opera scientifica, perché allora la scienza non era ovviamente sviluppata come i nostri giorni. Diamo per scontato i limiti ovvi, naturali, di quello che potevano essere i risultati raggiunti allora, ma è proprio la mancanza di metodo nella compilazione di questa opera. Plinio legge e trascrive, ha letto nei suoi 500 autori 2000 opere, ha letto un milione di cose e trascrive un milione di cose in quest'opera. E lo dice chiaramente, quel tale autore dice che, quell'altro dice che, trascrive ma senza verifica, senza porsi criticamente di fronte alla materia, senza un vaglio in sostanza. Certamente una miniera di notizie, alcune anche credibili, condivisibili, accanto a non lo sono e che sono il frutto semplicemente di questa enorme erudizione dovuta alle letture da lui fatte, trascritte senza volontà di appropriarsi le fonti. Non è che Plinio dica io dico che, no, dice questo, dice che Aristotele, dice che Aristotele, per esempio, è una fonte molto usata per le opere naturalistiche, Teofrasto, ma poi ci sono infiniti autori greci, latini, a volte persiani, diversa provenienza, e quindi una grande miniera di erudizione che ha avuto una fortuna enorme nel Medioevo, e questo spiega anche perché le altre opere di Plinio sono state perdute, perché l'opera storica è perduta, l'opera di retorica, l'opera sul lancio a cavallo dei guerrieri, perché questa è stata letta nel Medioevo come se fosse un'opera scientifica a cui attingere, considerata credibile, considerata funzionale, veritiera, anche per le curiosità, gli aneddoti, i racconti piacevoli che sono contenuti. Certamente leggere questi 37 libri non è un'opera piacevole, sono più le parti pesanti e difficili, però c'è spazio anche per la piacevolezza, per la curiosità amena, che da cui si ricavano tanti piacevoli racconti, ma che vanno indagati con un metodo diverso, con un approccio diverso, e che cercherò adesso di mostrare per il loro carattere di ricerca dei mirabilia, le cose, le meraviglie, no? Dal latino mirabilia è venuta la nostra meraviglia, ciò che stupisce, ciò che sorprende, ciò che incanta il lettore. Ecco, il lettore può essere incantato, allettato da alcune meraviglie, latino mirabilia, contenute qui. Vediamo la slide successiva, il Vesuvio di San Pompei, va bene, passiamo oltre, e ecco. Quella sopra è una frase di Plinio: quid esse mirabilio potest apis in caelo, se lo leggiamo con pronuncia classica, stantibus. Che cosa ci può essere di più mirabilius, di più ammirevole, di più strano, di più sorprendente, di più incantevole di acque che stanno sospese in alto nel cielo? Aquis in caelo stantibus. Acque sospese in aria, sospese nell'alto
del cielo, come lui descrive in un libro dove si parla di medicina, e dice acque che stanno ferme in cielo, e dice da queste acque sospese in alto nel cielo, poi a un certo punto si originano le piogge che scendono da queste acque. Se piove è perché al di sopra di noi, al di sopra del nostro capo, c'è questa massa d'acqua che è lì ferma, stantibus, in cielo, e poi quando decide, quest'acqua scende, non ci dice perché né come, e la pioggia è originata dalla caduta di queste acque normalmente sospese in cielo. E di fronte a questa idea delle acque sospese nel cielo, Plinio esclama la sua meraviglia. Che cosa ci può essere di più mirabile, più ammirevole di un fenomeno di questo genere? Questa è un'immagine dolomitica del gruppo del Sella, c'è una grande pioggia in corso, Plinio dice, ecco, erano le acque sospese in giro che scendono sul gruppo del Sella e determinano questa caduta delle piogge. Ecco, la sua Naturalis Historia è piena di mirabilia, di cose straordinarie, cose stupefacenti, cose che colpiscono la immaginazione nel leggere, nell'incontrarle. Il tutto sulla base di una grande ammirazione per la natura. Plinio è un innamorato della natura. La natura in tutte le sue manifestazioni è oggetto della sua passione, della sua indagine, della sua lettura. La natura ovviamente è madre, e non matrigna, ma è madre benevola, che dà all'uomo solo cose positive. E questo metterà in crisi alcune affermazioni che noi abbiamo, che noi sappiamo, ma che in Plinio nascono dall'idea della natura buona e benigna, che è madre di tutte queste cose. Ecco, questo è il Plinio del Duomo di Como, e ecco la frase scritta sopra: salve parens rerum omnium natura, salve o natura, scritto sì con la lettera maiuscola, madre di tutte le cose. La natura è madre, parens di tutte le cose. Lo scrive alla fine dell'opera, questa frase, questo saluto alla natura madre di tutte le cose, e alla fine dell'opera stessa, quindi nel 37° libro, il punto finale di ringraziamento alla natura per tutto quello che dà agli uomini. E nelle righe successive Plinio dice, dopo aver salutato la natura: teque nobis quiritium solis celebrata messe, e tu che sei stata celebrata solo da me, solo da noi, c'è il plurale maestatico, cioè alla consapevolezza che un'opera di questo genere solo un autore come lui può averla messa insieme, può averla compilata. Sa che nessun altro si è azzardato a scrivere un trattato di questo genere, solo da noi celebrata. E allora la natura, madre di tutte le cose, Plinio dice sì, mi favorevole, fave, sì, trattami benevolmente, perché io ho manifestato questo grande amore nei tuoi confronti scrivendo un'opera di questo genere. Ecco, Monte Bianco, la vetta del Bianco, versante italiano, perché ho scritto sotto le Alpi di 75.000 metri, perché in un passo della Naturalis Historia c'è una strana indicazione numerica, vediamo se ritrovo esattamente le parole precise, in cui Plinio ci dice che ci sono delle montagne che hanno una altezza di questo genere. Naturalmente lui lo dice in piedi romani, e i piedi romani di cui parla corrispondono ad un'altezza incredibile e impossibile di 75.000 metri,
4.800 metri nel Monte Bianco possono bastare per mostrare l'altezza delle Alpi, eppure Plinio dice: ho letto che ci sono delle montagne alte, questo numero spropositato di piedi, che corrispondono appunto a 75.000 metri. L'ho scritto per mostrarvi che cosa c'è qui dentro. Ci sono anche affermazioni di questo genere, anzi sono in maggioranza affermazioni di questo genere. Quando ho fatto quella lettura di cui vi dicevo, mi ero fatto una bella schedatura ormai ingiallita di tutte le baggianate che ci sono dentro, che sono frutto di questo, perché a noi appaiono davvero delle sciocchezze dal punto di vista della verifica sperimentale di queste cose, ma sono cose che ci racconta perché le ha lette e ci dice sono attestate cose di questo genere. Ci sono delle affermazioni condivisibilissime, dice vita vigilia est, la vita è non stare svegli, è un vegliare. Gli ho detto che dormiva pochissimo, si alzava presto la mattina, davvero la sua vita è stata vigilia, è stata una veglia, altrimenti non sarebbe riuscito a leggere o a farsi leggere dal lettore tutta questa massa imponente di opere. Deus est, ecco, Dio chi è secondo Plinio? È mortali iuvarem mortalem, cioè che un buon mortale giovi, si renda utile, sia nei confronti del prossimo, nei confronti di un altro. Questa è una condizione divina, la condizione divina, il Dio nella filosofia stoica appare ora come logos, come fuoco, come pensiero, è anche l'utilità, il giovamento. L'uomo che giova a un altro uomo è una forma di divinità. Ecco. E accanto a queste affermazioni condivisibilissime di frutto della sua saggezza, della sua visione della vita, ci sono tante amenità, tipo questa delle Alpi che vi dicevo prima, oppure quando ci racconta che dalla spina dorsale dell'uomo nascono i serpenti. Evidentemente la spina dorsale ha quella forma, quell'immagine, dice: i serpenti nascono dalla spina dorsale dell'uomo. Ma chi lo dice? Accipimus a multis, dice, lo sappiamo da molti, cioè molti lo dicono, quindi io lo scrivo, lo metto dentro e lo presento come una verità. Il figlio di Creso parla, anzitempo a 6 mesi parlava già il bambino, il figlio di Creso, e crolla l'impero di suo padre, una forma di punizione, l'eccezionalità del linguaggio del bambino contro la punizione divina, perde l'impero, l'impero persiano è caduto per punire Creso, il regno di Creso, l'impero persiano, per punirlo di questa eccezionalità dello sviluppo del bambino. E poi vari tipi di racconti all'insegna dei Mirabilia, dei quali quelli che per così interesse personale, sui quali mi sono soffermato per interesse personale, sono quelli relativi ai funghi, per esempio. Le pagine di Plinio sui funghi sono di una amenità incredibile. Vediamo se abbiamo, ecco. Dunque, dice che tutissimi qui rubent callo, minus diluto rubor qua moliti. Sono sicurissimi i funghi che sono rossi. I funghi rossi sono sicurissimi, tutissimi. Meno un colore diluito di quello dei boletti. Dei boletti. Ecco, quando Plinio parla di boletto, diciamo, è il nome generico per indicare il fungo, non è quello che noi intendiamo oggi boletto, porcini, la loro famiglia. Plinio ci permette anche di capire, darci l'etimologia, dice molti di questi funghi sono chiamati suilli perché sono il cibo provenito dai maiali,
sus, suis il maiale, cioè i suilli, e lo capiamo perché noi li chiamiamo i porcini, sono i funghi dei porci, dei maiali, e la spia è il latino, e i suilli, eccetera. Però le idee di Plinio sui funghi erano veramente bizzarre, perché darci questa sicurezza dei funghi più sicuri, quelli rossi, ecco, questo è il Boletus. Ed Ulis, vedete che sopra ho riportato le sue parole, suilli, venenis accomodatissimi. E i suilli, i porcini, secondo lui, sono quelli più ricettivi del veleno, sono quelli più adatti al veleno, accomodatissimi. Venenis, ci permettiamo di dissentire da questa classificazione di funghi. Credo che l'immagine successiva non riguardi più i funghi, torniamo indietro, restiamo sui porcini, perché di fronte a... ecco perché racconta queste sciocchezze? Perché evidentemente ha trovato nelle sue fonti qualcuno che le ha scritte, qualcuno che ha avuto esperienze in positivo o in negativo. Da qui lui ricava una legge generale, tutti i funghi rossi sono buoni, i porcini invece sono pieni di veleno. E di fronte a queste voci che lui riporta, da qualche parte deve aver letto anche un rimedio, perché evidentemente anche sui tempi qualcuno moriva avvelenato di funghi. C'è la buona probabilità che l'imperatore Claudio sia morto avvelenato di funghi, propiziati probabilmente da Messalina, ma tentato sotto forma di funghi velenosi. Quindi qualche incidente con i funghi succedeva anche a quei tempi, e immaginiamo forse anche in proporzione maggiore rispetto ai nostri giorni, per una minore conoscenza e per queste serie di racconti incredibili che si facevano a questo proposito. Ecco, dicevo, di fronte a quegli incidenti, di fronte alle morti, però Plinio da qualche parte ha letto anche come fare, come rimediare. Dice, se qualcuno è dubitato, dimenticavo di dire, come fa Plinio a dire che esistono dei funghi che accomodatissimi venenis, se parte dall'idea che la natura è comunque tutto ciò che la natura ha dato agli uomini è positivo, è benevolo nei confronti degli uomini. Eppure ci sono gli avvelenamenti da funghi. Plinio la risposta. Tutti i funghi sono buoni per natura, perché sono frutto della natura, la natura è buona, è madre di tutti. Ma se il fungo cresce in un terreno nel quale c'è un ferro, un chiodo arrugginito, abbandonato, una suola di scarpe, o se un serpente vi ha alitato sopra durante la crescita, ecco perché il fungo, che di per sé è buono, perché la natura non può che dare frutti buoni, diventa velenoso e quindi rivelarsi nocivo nei confronti degli uomini. Ecco, questa è la sua spiegazione dell'esistenza del veleno nei funghi e quindi del male indiretto da essi provocato. Però c'è anche il rimedio, dicevo, dice che nel caso di un avvelenamento da funghi bisogna mangiare una pera a digiuno e passerà sicuramente l'avvelenamento. Quindi provare per credere con la malita falloide una pera a digiuno se fa. Ecco, queste sono alcune delle abilità di alcune di queste meraviglie di cui quest'opera è piena e che Plinio racconta perché gli autores, le fonti a cui ha attinto, hanno scritto, detto cose di questo genere. Naturalmente in questa massa di notizie ci sono anche informazioni preziose che sono anche servite per la ricostruzione della storia della civiltà dell'epoca, ma bisogna discernere e distinguere quando parla, quando affronta certi argomenti. I denti di lupo attaccati a un bambino sul petto gli evitano i dolori della dentizione, per esempio. Il burro, butyrus, è definito il cibus
l'autissimus barbararum gentium, cioè se mangiano il burro sono sicuramente dei barbari, perché i romani preferivano l'olio evidentemente come condimento, e il burro invece è prodotto del nord e quindi da guardare con sospetto come opera di barbari. Ultima cosa, ultimo episodio, ultima delle meraviglie che di cui voglio parlare è quella relativa alla Echinais o remora, questo pesciolino, la remora, che così chiamato perché è quella che frena, è una remora, si applica alle navi si lascia trasportare dai navigli stessi. Infatti il nome in greco Echinais e nel latino remora contiene la stessa idea, l'idea di questo freno imposto, portato alle navi. Echinais trattiene la nave, blocca la nave. Non è vero che blocchi la nave, anzi si fa trasportare da essa, ma gli antichi avevano questa idea che fosse in grado addirittura di una nave, pur grande come essa poteva essere. E sulla presenza delle remore nel mare, questo unus ac parvus ad modum misci, questo pesciolino unico e del tutto piccolo, parvus ad modum, Plinio costruisce la sua idea, la sua immagine di come sono andate le cose nella battaglia di Azio. Passiamo all'ultima slide. Nella battaglia di Azio, questa rivoluzione, 2 settembre del 31 a.C., da una parte abbiamo la flotta di Ottaviano e di Agrippa, e dall'altra Antonio e Cleopatra, e l'esito della battaglia è da lui spiegato col fatto che alle navi di Antonio e Cleopatra si sono applicate delle remore, e queste remore hanno bloccato le navi, hanno impedito i loro movimenti, per cui la flotta di Agrippa di Ottaviano ha avuto facilmente la possibilità maggiore di manovrare, e quindi l'esito della battaglia, questa battaglia decisiva per le sorti dell'impero, sarebbe stata vinta, sarebbe stata decisa dall'intervento di questo pesciolino della remora Echinais che trattiene le navi e avrebbe quindi influenzato l'esito della battaglia. A che cosa vuole arrivare Plinio con questo esempio incredibile della sua spiegazione dell'esito della battaglia di Azio? Vuole arrivare a dire della piccolezza dell'uomo di fronte alle forze della natura. Un pesciolino così piccolo, qual è la remora, che è espressione della natura nella sua volontà di produrre e di dare vita nelle sue diverse manifestazioni all'esistenza umana e animale. Ecco, di fronte a questa forza della natura, la forza dell'uomo è inferiore, è insufficiente. L'uomo che si crede grande, si crede oggetto di un privilegio, di uno sguardo privilegiato da parte della natura nei suoi confronti, deve fare i conti con un pesciolino insignificante qual è la remora e essere ridimensionato nelle sue idee, e quindi una lezione di ridimensionamento dell'uomo a tutto vantaggio della grandezza della natura, della quale Plinio si dichiara essere un grande ammiratore, un grande celebratore, e anche l'episodio della remora non fa altro che confermare il suo giudizio, questa forza grandiosa della natura di fronte alla quale l'uomo deve riconoscere i suoi limiti, la sua piccolezza. Ecco, spero di avervi dato un'immagine complessiva di quest'opera, di questo autore, che amo molto, nonostante le cose incredibili che racconta, nonostante la sua lingua, questi testi scritti in fretta, perché sono veramente una sintesi, una somma di quelle che erano le conoscenze raggiunte a quell'epoca, e quindi una miniera di notizie che vanno prese con discernimento e con circospezione. Vi ringrazio dell'attenzione.
Ringraziamo il professor Mandoni perché ci ha restituito questo piccolo invecchio sul suo turno, appunto con alcune immagini e convinzioni che già avevamo, con magari qualche altra cosa particolare. Se per caso qualcuno volesse fare qualche domanda, certamente c'è la possibilità, sia nel pubblico, magari se da casa qualcuno scrive in chat, ci controlla e eventualmente possiamo riferire. Possiamo considerare una sorta di enciclopedico? Sì. Ecco. Sì, so che anche qui ci sono delle teorie. Sì, diciamo, è la tesi prevalente e tesi alternative, diciamo, non si sono sviluppate in maniera convincente. Ecco, il fatto stesso che lei abbia posto la domanda è l'eco di discussioni che sono in questo senso, però credo di poter allinearmi alle opinioni prevalenti che lo danno originario di Como, così come il nipote, quindi il gusto di mettere tutto in discussione, no? Ecco, Virgilio dove è nato, no? A Dante, vicino a Mantova, ecco. È un po' tutto frutto di revisione e di discussione, però credo che questo sostanzialmente possa essere considerato un punto fermo. Prego. Sì, sì. Sì, dunque, la fisica mi chiede, no? Sì, sì. Sì, sia nell'accezione etimologica, tutto ciò che riguarda la physis, cioè la natura, sia, diciamo in particolare, nella sezione tra la botanica e la medicina, quindi nei libri centrali dal XI in poi, ci sono queste alcune affermazioni, diciamo, marginali, occasionali, non è questo lo scopo della sua narrazione, che possono essere ricondotte al campo della fisica, diciamo, visto in maniera collaterale rispetto alla botanica e alla medicina. Ecco. Bisogna un po' andare a cercarle perché non c'è una sezione esplicita, ci sono questi accenni. Ecco. Io volevo fare due domande di tradizione non scritta, una sulla tradizione di medio giovane e una sulla tradizione di medio vecchio. Una riguarda quel discorso che abbiamo fatto prima sul mondo prima dei Caridesi e dei due. E volevo chiedere se la tradizione settembre sia, diciamo, assolutamente sicura oppure se ci siano magari delle varianti che magari potrebbero invece dare, ecco, verso non una smentita di quello che dice il Signore, ma che possono essere, diciamo, in qualche modo confermo di dato archeologico. E poi l'altra domanda era su quel numero riguardo alle Alpi dei 75 anni. Perché io credo che è una tradizione manoscritta sono oggetto spesso di errori, sono proprio una delle, diciamo, degli aspetti più difficili da conservare, uno degli elementi difficili da conservare la tradizione manoscritta, dove si trovano appunto più errori sui cammini. Sì. Allora, sul mese, sì, c'è un codice minore di solito trascurato che non che parla di novembres invece che settembres, e quindi sarebbe la conferma che il sesto giorno prima delle calende di novembre, il 24 ottobre, come avevo detto. È un codice recente? Adesso non ricordo, francamente, non vorrei rispondere in maniera. So che è un codice minore, di solito trascurato, perché la maggior parte delle fonti invece riporta l'altro mese, quindi la data tradizionale del 24 ottobre. Per quanto riguarda il passo delle Alpi,
262, stavo cercando di vedere se sì, è riportato effettivamente la cifra è in lettere, quindi facilmente sottoposta a possibilità di errore. Questo non lo so, anche qui non posso confermare, questa edizione non è critica, per cui non so. Dico che c'è solo c'è la fonte in forma letterale, quindi 1000 eccetera, e non la parola per esteso, e i numeri quando sono riportati in questa forma sono più facilmente soggetti a errori di trascrizione, anche per ridimensionare quella cifra così palesemente esagerata che è stata fuori. Prego. Ringrazio il professore per questo interessantissimo conclusione. Vorrei soltanto ricordare che proprio questo liceo ha indicato proprio nel 1979, pochissimi anni dopo, un libro di un professore della preside, allora dicevo, anche a Maria Fisco, e nel suo scritto, che è stato l'ultimo prima di morire, combatteva proprio l'idea per cui il Nobel fosse un combinatore seriale. E su un dicendo portando poi esempi, i maggiori dei quali erano relativi a quando Vigno si permetteva addirittura di confutare Virgilio da un lato e lo stesso che scopre dall'altro. Quindi l'unica cosa che veramente mi viene prende riguardo al suo intervento è che forse questo lo spirito critico di Vigno era ben presente. È uno dei motivi per cui siamo qui a coordinare a celebrare. È vero, senza dubbio, che non è un scienziato nel senso moderno del termine, ma è anche vero che lui ha raccolto tutta, ha cercato di raccogliere con lo sforzo disumano quello che si era saputo, quello che si sapeva all'epoca, e per trasmetterlo, cioè, lui è stato. Ha messo fine ai magazzini per dare una sua espressione di è come se lui avesse tentato di portare e di tramandare delle cose che all'epoca non erano comprensibili per permetterci ora, nei secoli successivi, di utilizzare. Cosa che peraltro è successo anche a me, soprattutto per quanto riguarda la storia dell'arte. Ma anche tutta la medicina. Ricordo appunto che quando Petrarca finalmente trovato la sua opera della classe storia, l'uomo più felice del mondo, e l'ha prestato subito a Boccaccio, e stiamo parlando di due dei nostri padri fondatori della nostra letteratura, che proprio attraverso la lettura della classe storia scoprono il. Quindi è vero sì, nella Bibbia, ma è anche vero che è stato uno dei grandi protagonisti dell'arte. Grazie. Sì. Infatti abbiamo parlato della fortuna del Medioevo che ha avuto notevolissima. Ecco, direi che nell'uso delle fonti bisogna distinguere nel suo approccio. Di fronte agli autores, ai maestri consolidati e alle altre fonti che conosce approssimativamente o per via di eruzione. Citato Aristotele o Virgilio, anche di fronte ad Aristotele e Virgilio evidentemente l'atteggiamento è più critico e più approfondita la lettura, ma quando per esempio io ho aperto qui adesso a caso l'ottavo libro e dichiara come fonti greche autori come Evante, Scoppa, Gerone, Filometto, Rectesia, Dusile, Filippi, eccetera, è chiaro che di fronte a questi autori la posizione è quella del lettore approssimativo di cui dicevo.
Aristotele e Virgilio evidentemente vanno in un'altra direzione, sono maestri riconosciuti di fronte ai quali non ci si può permettere un atteggiamento approssimativo e quindi lì c'è un approfondimento evidentemente maggiore. Grazie. Prego, professor Perelli. Voglio chiedere questo, se il libro ha della natura molto positiva, come interpretare allora, come avrebbe interpretato, come avrebbe potuto interpretare il libro di Gesù? Lo chiedo anche in relazione a quella lettura, interpretazione un po' più chiusa, considerando per esempio la nuova teologia, ma non dico la presa in giro, però una presentazione di questo scrivo non particolarmente attento, non particolarmente prudente. Grazie. Io credo nella serietà di questa lettera, di questa testimonianza, ecco, non c'è evidentemente una visione diversa della vita tra il nipote e lo zio, ma non credo che ci sia un intento caricaturale o ironico nel rappresentarne l'azione e la presenza. Quindi credo che possa essere utilizzata correttamente come testimonianza in questo senso. Ecco, dell'eruzione del Vesuvio Plinio non dà una spiegazione, si limita a descrivere il fenomeno. Evidentemente è l'esemplificazione dello strapotere della natura nei confronti dell'uomo. Lo sterminator Vesevo, potremmo dire, citando i leopardi, si manifesta come forza naturale in grado di annichilare o annichilire la condizione umana, sempre sulla base di questa idea della grandezza della natura, quella grandezza della natura che fa sì che crea addirittura un pesce insignificante che è capace di bloccare le azioni dell'uomo. Quindi l'eruzione del Vesuvio, che non è spiegata, non è descritta, non può che essere nella sua visione come dimostrazione di questa potenza, grandezza della natura, in positivo anche perché la natura si manifesta indipendentemente dalla presenza degli uomini che costruiscono le loro case alle pendici del Vesuvio invece di stare a debita distanza o da rispettarne i limiti. È evidentemente una forza di fronte alla quale l'uomo dichiara o dimostra la sua inferiorità. Grazie. Comunque su questo argomento della natura sarà centrato il prossimo, la prossima lezione del 31 marzo con il professor Ricchi, al quale abbiamo chiesto di approfondire questo aspetto, proprio il Plinio e la natura, visto che oggi spingeva un po' anche delle introduzioni, a lui abbiamo detto di addentrarsi in questo concetto che sembra da un lato la natura benevola, eccetera, poi c'è qualche accenno in cui sembra un po' meno benevola, e quindi sicuramente ci sarà modo di riallacciarsi al discorso di oggi. Uno sguardo curioso vedo. Esatto. Va bene, allora purtroppo dobbiamo chiudere perché poi i nostri tempi, quindi ringrazio ancora il professor Manzoni per questa splendida introduzione al nostro ciclo pliniano e vi do appuntamento appunto al prossimo 31 marzo con Plinio, mentre se volete riagganciarvi alle letture delle lette, 23 marzo però alle 14 alle 15:15 ci sarà la prosecuzione con l'ottavo canto delle medie e quindi avremo ancora la prima parte e la seconda parte, e per chi avesse perso le puntate precedenti sul canale YouTube del liceo trovate caricato la possibilità. Grazie, io sono curiosissimo di libri, mi fa vedere è la prima edizione, l'originale, quella del 79, ma sa che non li ho mai visti, ma li stampano ancora. Grazie mille.
è bella quella scena che faziona, e così uno si vede proprio la mole.